con... Intanto noi anticipiamo una cosa, che dopo questo mini convegno ci sarà già il primo momento moda. E continuiamo con un bravissimo imprenditore. Un caro amico, signore, anche lui merita un grosso, grosso applauso. Imprenditore a livello mondiale, che ha fatto assaggiare la sfogliatella in tutti i tipi. Nel Guinness dei primati, la sfogliatella più grande al mondo. Signori, Antonio Ferrier Napoletano. Principalmente mi fa piacere ringraziarti per l'invito fatto in questa serata e chiaramente di condividere questo momento insieme a te. Al centro. Quello che... Le posso chiedere di alzarsi durante il suo intervento e di venire un po' più al centro? Ok, ecco. Così anche a favore delle camere e viene fatto in un certo modo. Grazie mille. Va bene così? Allora, come dicevo, mi ha fatto piacere chiaramente essere invitato stasera a questa manifestazione e chiaramente io apprezzo molto Angelo per il suo, chiaramente per tutto quello che fa per la città di Napoli e per lo sviluppo ancora di più, chiaramente questa maschera, la maschera che è conosciuta in tutto il mondo, forse non ha i riconoscimenti chiaramente o meno male che meriterebbe, come ogni cosa napoletana, purtroppo facciamo fatica chiaramente quando la dobbiamo trasmettere. Io dico sempre, noi eventualmente forse non siamo bravi nella comunicazione, su tante cose noi è come se avessimo un bello stereo, due belle altoparlanti, però non abbiamo l'amplificatore, non sappiamo a volte amplificare quelle che sono le nostre ricchezze. Molte volte lo stesso napoletano chiaramente non ha coscienza chiaramente di quello che ha ed è un peccato. Io ho dimostrato che con un prodotto di tradizione ho fatto sì che è diventato il core business della mia azienda e fortunatamente dando un'innovazione a questo prodotto ho fatto ritornare il napoletano ad assaggiare questo prodotto, a rimangiare questo prodotto che prima lo tenevano solo in considerazione quando lo dovevano regalare, che lo portavano in qualsiasi parte d'Italia, chiaramente ed era un prodotto molto gradito. Ma a parte il prodotto mio, non voglio parlare del prodotto mio, ma principalmente della maschera di Pulcinella, mi fa piacere che lui sta spingendo molto per l'UNESCO, pure anzi proprio oggi ti dico abbiamo avuto una bella notizia che il caffè probabilmente è stato iscritto chiaramente nel che verrà valutato come bene UNESCO e se eventualmente sarà fatto altrettanto pure per te è una bella cosa per Napoli, è una bandierina in più che metteremo su Napoli. Grazie. Antonio esprime tutta quella che è la sua tenerezza verso questa città e verso le cose belle che si fanno a Napoli.